da correre allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. I tifosi della Lazio sono famosi per il calore e non perdono occasione per dimostrare questa passione. Fallo, nessun dubbio. Immobile. Correa allarga il gioco sulle fasce. Pallone dentro. La Lazio, calcio di punizione. E va a colpire di testa. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Danilo. Paolo Dybala. Danilo. La Juventus. Ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate e i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. C'è il colpo di testa! Ci è andato molto vicino e però non ha trovato la porta. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. La Lazio ha un'impostazione di gioco ben precisa che cerca di sfruttare al massimo le fasce laterali. Eh sì, in effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, hai ragione, e cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire la difesa avversaria e per creare pericoli partendo dalle fasce con i cross. Occhio a cross. Cerca il secondo palo. Ci mette una pezza. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Khedira, che ritorna nella formazione titolare dopo diverse partite. Si appoggia al portiere. Lazzari. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Il punteggio iniziale è immutato. 0-0. Decidono di giocarla all'indietro. La Lazio è reduce da un pareggio per 2-2 in quella che è stata sicuramente una partita bellissima e combattuta. Cerca di sfondare sulla corsia di sinistra. Palla al centro. Il portiere si mette nel suo per evitare il gol. Un altro colpo di testa, un altro errore. Stanno concedendo troppi cross agli avversari. Devono cambiare qualcosa se non vogliono subire gol. Correa la mette in mezzo e non ci arriva nessuno. Ecco Parolo, non è finita. Va di testa! È mancata un po' di precisione. Ha colpito bene, ha colpito bene. Non credo che avrebbe potuto fare meglio di così. Riceve, largo, De Sciglio. Cambio di fronte. Danilo. Paolo Dybala. Occhio al traversone. Cristiano Ronaldo. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. La Lazio deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Berisha. Fa sportellate con il suo marcatore. Ribalta il gioco sull'altra fascia. Ramsey si rivincola e conquista la palla. Lucas tenta la conclusione. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol.
è uno che non si fa mai fregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Khedira. La mette sulla sinistra. Danilo. Questo errore potrebbe essergli fatale. E guardaline ha alzato la bandiera e fuori gioco. Dybala. Pallone alto nello spazio. Libera tempestivamente. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Correa. Qui può partire il contropiede. La gioca a sinistra. Berisha. Parolo. A sinistra con il passaggio. Berisha. Con il traversone. Parolo. Luis Alberto. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale il suo. Opportunità di ripartire. C'è la palla filtrante. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Si ricomincia. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente attente e concentrate, ma nel secondo tempo comincerà ad affiorare la stanchezza e la situazione potrebbe cambiare. Khedira. Grande parata sulla palla insidiosa. Correa. Berisha. Lucas. La gioca sulla destra. Lazzari. Riceve un'ottima apertura. Lazzari. Tenta l'affondo sulla destra. Khedira. Recupera un pallone importante. Arriva Cristiano Ronaldo. Ramsey. De Sciglio. Prova l'incursione in avanti. De Sciglio. Lotta ma perde l'equilibrio. Quadrado. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Quadrado. Pjanic. Decide di sfruttare la fascia. De Sciglio. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Parolo. Luis Alberto. Già trascorsa un'ora di gioco. Siamo ancora a reti inviolate e il tempo passa. Berisha prova a spingere sulla corsia di sinistra. E purtroppo il cross non è servito a nessuno dei suoi compagni, peccato. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Analizza le opzioni a disposizione mentre cerca di mantenere il possesso. De Sciglio. Arriva il cross di Quadrado. Sbroglia la situazione. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. De Sciglio. Ottimo.
ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cerca cross. Tenta di allontanare il pallone. Correa. Splendida l'azione individuale con cui ha trovato il pareggio nel primo tempo dell'ultima gara. Cercano l'azione veloce. Elegante. La gioca sull'altra fascia. Lucas. Prova il tiro. Parata di Szczęsny. Palla allontanata senza troppi complimenti. La Lazio a calcio di punizione. Lucas l'appoggia sulla fascia. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Tocco morbido. Bel lancio in profondità. Ramsey raccoglie un passaggio dalle retrovie. Ed ecco che arriva Ramsey. Sulla fascia, è libero. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Ramsey. De Sciglio. Cerca lo spunto. La gioca all'indietro. Pjanic. Si era creato una buona occasione del dribbling, però non l'ha concretizzata. Quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Lulic avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Provano a ripartire da dietro. Parolo. Beh, la partita ormai si è incanalata verso un risultato di parità, verso lo 0-0. Sono state brave le difese a non concedere occasioni e un po' meno bravi gli attacchi a non saper mettere in difficoltà i rispettivi avversari. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Lungo passaggio in avanti. Mandzukic riceve in posizione interessante. De Sciglio. Arriva Cristiano Ronaldo. Suggerimento filtrato per Mandzukic. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Da lì può segnare. Può colpire. E c'è! È dentro! Ed eccola! La giocata più importante della partita! Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. E l'arbitro dice che può bastare. Staranno certamente ripensando a tutte le occasioni costruite e sprecate durante la partita. Fa male perdere, soprattutto quando hai avuto così tante occasioni.